morte, il cattolico che appartiene alla massoneria rischia di mettere in pericolo la sua salvezza eterna, insomma, ecco, è questo motivo fondamentale per mettersi in sonno almeno e quindi non partecipare più ai riti di loggia, ed è questo che praticamente Prima la c'era Chiesa una scomunica. prima, fino a che entrasse in vigore il nuovo codice di diritto canonico, c'era la scomunica ipso facto già con l'iniziazione praticamente al primo grado, c'era già la scomunica. E adesso la legislazione canonica ecclesiastica si limita a parlare di peccato mortale, quindi il cattolico che diventa apprendista massone, il minimo che si può dire è che sta in peccato mortale, ecco. Abbiamo visto, grosso modo, il funzionamento della massoneria, continuiamo invece a vedere adesso cosa succede, sempre in questa fabbrica in provincia di Teramo, per quanto riguarda i presunti rosari massonici e satanici. Guardiamo insieme. Però questi vengono dati alle fiamme da un prete autorizzato dal vescovo di Padova a essere bruciati perché considerati satanici. Noi l'abbiamo sempre commercializzato nella stessa azienda, non ci siamo mai posti il problema, sinceramente, nemmeno qualcosa avevo sentito da qualcuno, però non gli ho dato peso, sinceramente. Praticamente questo rosario viene prodotto dalla stessa azienda sia in Ecuador che in Italia. Questi simbolismi io non ce l'ho fatto caso mai, non lo sta dicendo lei, perché se mi sposti fossi il problema, no? Acquistavamo 10 anni fa, questo rosario aveva simbologie diverse, io non ci ho fatto mai caso a queste simbologie. C'è una lacuna. Quindi noi lo commercializziamo, è chiaro, se ci sono questi problemi, da adesso in poi eviteremo di commercializzarlo con questo tipo di croce. Ma è il caprone il problema vero, cioè fare un rosario con un caprone è proprio un inquinamento dell'oggetto sacro. Guardi, io questo tipo di croce, noi commercializziamo questo rosario da parecchi anni e come forma, da quello che ricordo, è stata sempre questa. La simbologia, sinceramente, non ricordo se, da quanti anni esiste questa simbologia perché non ci ho fatto mai caso. E come si sente, appunto, visto che l'avete commercializzato voi, come si sente a sapere che ha commercializzato, ovviamente a sua insaputa e in totale buona fede, dei rosari, quindi degli oggetti sacri con chiari riferimenti massonici? Assolutamente male. Non, se avessi saputo una cosa del genere, l'avrei evitato sicuramente. Siamo contenti di questo fatto, ovvero che l'imprenditore, di cui ovviamente abbiamo messo sia il nome della ditta e sia il suo volto, ci ha promesso che da oggi in avanti non stamperà, non commercializzerà più questi rosari. Torniamo a parlare con il nostro padre Paolo. Padre Paolo, come fa la massoneria in qualche modo ad influenzare, se lo fa, se lo influenza, il mondo politico, le scelte economiche? Come riescono a farlo? Beh, diciamo su questo tema, diciamo che sto ancora approfondendo, Ma si è ecco. fatta un'idea? Ma il caso lampante è quello della loggia P2, ecco, è un caso lampante ed è lo stesso ex maestro venerabile Licio Gelli, in una delle sue ultime interviste, in un libro di qualche anno fa, proprio ha ammesso che della P2 facevano parte, diciamo, praticamente i pezzi grossi dell'intelligence italiana e anche vari esponenti politici. Ovviamente, magari tutti in buona fede perché pensavano che entrando nella P2 si mettevano contro il comunismo, però il fatto è che la P2 non era semplicemente un'associazione anticomunistica, ma era un'associazione massonica. Ovviamente c'è tanta disinformazione e tanti entrano in massoneria perché non ne sanno nulla o pensano che appunto si può essere cattolici e massoni. E purtroppo ci sono stati, soprattutto in passato, dei sacerdoti, dei studiosi, anche sacerdoti, che purtroppo hanno fatto un'opera di disinformazione, ammettendo addirittura la compatibilità. E quindi anche questo è stato un gravissimo errore, che ha, come dire, aperto ancora di più le porte delle logge a tanti poveri cattolici incauti.
sicuro influisce, e questo adesso mi ricordo in questo momento di aver letto qualche tempo fa un libro di un ex gran maestro del Grande Oriente di Francia che è ancora massone, e il quale appunto si propone come piano, ma non solo suo ma di tutta la massoneria francese, si propone come piano quello di realizzare una Europa massonica. Con questa frase possiamo intendere due cose: la prima, cioè di fare una federazione di massonerie europee, che non esiste attualmente? Sì e no, più o meno, ma il secondo significato di Europa massonica è quello di fare un'Europa, diciamo così, un'Europa politica e culturale secondo i principi della massoneria. E difatti in quel libro questo Alain Bauer, ex Gran Maestro, presenta questo programma, cioè questa volontà. In effetti, ecco, sia nel 2010 che nel 2011 i vari Gran Maestri di massoneria europee sono stati ricevuti a Strasburgo, ecco, dal Presidente del Parlamento europeo e anche del Governo europeo. Quindi chiaramente l'Unione Europea, a quanto mi pare di constatare, forse ha più in simpatia, ecco, queste massonerie europee che non invece gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Quindi influisce la massoneria. Sicuramente influisce. Noi abbiamo al telefono la signora Stefania che ci chiama da Pavia. Salve signora Stefania, grazie per aver chiamato. Buongiorno. Senta, io appunto sto seguendo la trasmissione e sono andata a vedere e ho scoperto di avere due di questi rosari. Non so se li ho acquistati oppure mi sono arrivati per posta. Volevo sapere cosa adesso dovevo fare. Allora signora, e lo dico a lei, grazie per aver chiamato, e ovviamente a tutti coloro che ci stanno ascoltando, se avete in casa un rosario di questo genere non creiamo allarmismo prima di tutto, nel senso che sono innocui per chi li ha comprati in buona fede o chi li ha ricevuti in buona fede. La seconda cosa che voglio dirvi è: rivolgetevi al vostro parroco o rivolgetevi al vostro vescovo, ovviamente loro poi vi diranno cosa farne. Padre Paolo, massoneria, lobby, quanti soldi girano? Immagino tanti, ecco, ma ripeto, su questo versante finanziario, economico, ancora non sono, diciamo così, molto addentro, quindi finora mi sono limitato all'aspetto, diciamo così, dell'essere, quindi al simbolismo, alla ritualità, ecco. E allora come riescono a entrare nelle accademie culturali, nei circoli culturali, cioè come riescono a fare cultura? Beh, fanno cultura perché sono personaggi in genere importanti, sono anche professori universitari e quindi fanno cultura apertamente, anche dichiarandosi massoni oppure in una maniera, come dire, più occulta, ed hanno anche molta facilità, perché oggi insomma anche l'atmosfera che si respira nel mondo e nella società non è un'atmosfera, diciamo così, cattolica, ecco, nel modo secondo la fede petrina, è un'atmosfera secolarista, e quindi già questa è una buona base di partenza per i massoni, per anche fare un po' di proselitismo e poi anche per immettere le loro idee. A questo proposito mi viene in mente quello che ha detto questo Maurice Caillet, quando gli hanno fatto una domanda circa, diciamo così, gli assalti mediatici che ci sono stati tempo fa contro il Papa. Allora il giornalista, un giornalista cattolico del Timone, ha chiesto a Maurice Caillet: ma la massoneria avrà magari complottato contro il Papa? E questo Caillet ha detto che no, non c'è stato il complotto, però sicuramente i giornalisti massoni hanno agito. Praticamente ci sono anche colleghi miei massoni, questo. Sicuramente, quindi praticamente Maurice Caillet ha cercato di negare l'esistenza di complotti massonici, però poi praticamente l'ha messa, anche perché il massone, tutto sommato, una volta che ha ben, come dire, chiari i principi e li ha assorbiti, non ha bisogno che gli si dica fai questo, fai quello, ma lui va avanti. È una cellula che non va per i fatti suoi. Sì, e poi l'interessante, la cosa interessante è che agiscono praticamente come un corpo. Quindi questo ex massone Maurice Caillet ha ammesso che ci sono stati praticamente dei giornalisti massoni che hanno preso di mira il Santo Padre. E quindi... Padre Paolo, noi la ringraziamo per essere qui, spero di averla presto in modo da approfondire meglio il discorso della massoneria. Vi ricordo che Vada Retro va in replica questa sera alle 20:30 e domani, solo per domani, in replica alle 15:00.